cosa servono i maestri, quasi più a niente. Siamo come figli cresciuti che vanno ognuno per la propria strada ormai. Ma guardandoli possiamo riconoscere chi siamo, come quando guardiamo nostro padre e nostra madre, come quando guardiamo i nostri avi, possiamo dire quello è una parte di me, quello risiede in me. La presenza dei maestri e la presenza di chi porta il loro nome serve a questo, a dire quello risiede in me. Quello sta per colui che è. E li potete poi notare alla sinistra guardando la discendenza. La Shrimurti, che sono principio maschile e femminile, con il loro albero genealogico. Che cos'è la discendenza? Abbiamo due possibilità di tipo energetico, non parliamo in termini scientifici. Una possibilità è che siamo una struttura creata ad hoc. Quindi in noi sono fortemente conservati i tratti della discendenza degli Elohim, che sono aspetti del colui che è. L'altra possibilità è riconoscere la discendenza di tutto ciò che è attraverso la sua evoluzione, attraverso quel primo Atman che già ci conteneva. Siamo un po' quello e un po' quello. Allora, riconoscere la discendenza è riconoscere la fiamma, l'Atman, che ci contiene e che noi conteniamo. Contenuto e contenitore. Se riconosco la fiamma, riconosco la mia discendenza, posso riconoscere il padre e la madre, posso riconoscere Dio Padre in tutto ciò che è, posso riconoscere Dio Madre in tutto ciò che è, posso specchiarmi nella loro splendida unione. Possiamo far sì che in noi Dio Padre e Dio Madre si congiungano. Non è un'esperienza esterna, è un'esperienza interna, interiore. Se mi permetto di riconoscere la fiamma, cioè di riconoscere la discendenza,